Dottore Emanuele Riciferi è stato questore ad Agrigento fino all'anno scorso. Abbiamo parlato di violenza nei confronti delle donne. Lei è un esperto di questo settore e lei ha parlato di un progetto di rieducazione del maltrattante, il progetto Zeus. È un progetto che è nato nel 2016 da un'idea della Questura di Milano e dell'Università, in particolare del professor Giulini, professore di criminologia all'Università di Milano, che ha realizzato poi con la sua equipe un progetto che si rivolge agli uomini maltrattanti, cioè consente a coloro i quali vengono colpiti da un provvedimento del questore, per esempio l'ammonimento, oppure addirittura condannati perché hanno già compiuto delle azioni costituenti reato, non so, lo stalker piuttosto che il maltrattante in famiglia, di seguire un percorso di rieducazione gruppale e con specialisti. Questo che prima è stata un'esperienza, diciamo, volontaria, poi si è tradotta nel 2019 nel Codice Rosso in una norma che consente al giudice, per esempio, nella parte dell'esecuzione della pena di sospendere la pena se il maltrattante condannato si impegna a seguire questo percorso e questo percorso poi ha un esito positivo al termine del percorso. E contemporaneamente impone al questore in sede preventiva, quindi quando si interviene, quando ancora non è successo l'irreparabile e viene emesso un ammonimento, di indicare al maltrattante quali sono gli istituti, i luoghi dove può seguire questi percorsi. La particolarità sta nel fatto che nel frattempo questa esperienza nata a Milano si è diffusa in una trentina di province sulla base di protocolli che sono stati sottoscritti dalle questure con uffici, per esempio l'ufficio per l'esecuzione penale e con lo stesso Giulini che fa la formazione agli enti che localmente, per esempio a Caltanissetta c'è Etnos, ad Agrigento non c'è, ma per esempio, ad Ragusa c'è, a Palermo c'è, ci sono dei soggetti che sono prestati, soggetti cooperative di psicologi, di sociologi, eccetera, a sostanzialmente studiare il protocollo Zeus e adottarlo in sede. Qual è il vantaggio? Che si è visto nell'esperienza che mentre la recidiva, per altre, negli altri casi in cui non viene seguito un percorso di recupero del maltrattante, è di oltre il 50%, nei casi di coloro che hanno seguito questo protocollo oscilla tra l'8 e il 16%. Quindi questa è la strada, i braccialetti anti-stalking. Questa è una delle strade, non è l'unica strada. Se noi pensiamo di avere la bacchetta magica e di risolvere tutto, guardate, quando si tratta di fattore umano, non, l'annullare completamente la possibilità che un qualcosa venga compiuto è impossibile. Il braccialetto elettronico è utile nella misura in cui fa sentire il soggetto controllato. Ed è utile nella misura in cui consente alla polizia di intervenire più tempestivamente possibile. Ma se il soggetto getta il braccialetto elettronico e questo comincia a dare l'allarme, ma lui si trova abbastanza vicino alla vittima, quindi a meno di quei 500 metri canonici, 1000 metri canonici, e riesce a raggiungere la vittima prima che la polizia giunga, è una gara all'arrivo. Non solo, bisogna ricordare che la polizia non è che sa sistematicamente dove si trova la vittima, per cui nel momento in cui c'è l'alert del braccialetto deve immediatamente rintracciare la vittima, e non sempre la vittima sente il telefono o si trova nelle condizioni di essere rintracciata, e qualora rintracciata bisogna raggiungerla. Quindi il suggerimento generale è: non fidatevi. In che senso? Quando un uomo
o una persona o un congiunto, perché purtroppo è vero che nella stragrande maggioranza dei casi, oltre l'80%, gli autori sono uomini, degli omicidi di genere, ma nel restante 18-17% sono donne. Comunque sia, nel rapporto, quando l'uomo esagera, passa a forme di violenza fisica o psicologica ripetuta, non è amore. Allontanatevi.